la seconda domenica di Pasqua, per antica tradizione, ma anche perché ha un significato teologico, è dedicata alla Madonna della Fonte, fonte di grazia. Gesù risorto dona alla Chiesa lo Spirito che infonde la grazia attraverso i sacramenti. La Madonna è la fonte, tutto passa attraverso di lei. E quindi ecco perché, dopo averla contemplato, la sua presenza ai piedi della croce di Gesù, Maria che soffre e addolorata, desolata, la seconda domenica di Pasqua, noi celebriamo questa memoria, Maria che risorge, gioisce per la resurrezione del figlio. E quindi è una Madonna pasquale e questa devozione è una devozione pasquale. È il fiorire e rifiorire della vita, è la vita che Cristo risorto, la vita nuova che Cristo risorto ci dona. E come la tradizione ha voluto legare a questo evento anche, ecco, il ritorno alla vita della natura, la primavera, quindi la festa delle primizie, la seconda domenica di Pasqua. Giovanni Paolo II volle istituire questa domenica, seconda di Pasqua, volle dedicarla alla Divina Misericordia e anche la giornata della Divina Misericordia. Ecco, noi abbiamo una importante, antichissima icona della Madonna della Fonte, datata XII secolo addirittura. È la più antica immagine della Madonna che abbiamo qui a Canosa. Ecco, questa seconda domenica di Pasqua, oltre a contemplare Cristo risorto, vogliamo proprio pensare a Maria, pregare, invocare Maria che partecipa alla resurrezione, alla gioia della resurrezione del Figlio. Le radici storiche della festività della Madonna delle Primizie nella Domenica in Albis, le ritroviamo negli studi del maestro Peppino Di Nunno nel 700, nel testo in latino della Relatio del Prevosto Tortora. Quot annis mense aprili, ogni anno, quot annis, nel mese di aprile. Solemnissimam votivam festivitatem, una devota festività molto solenne. Che cosa facevano i fedeli cittadini di Canosa? Perché era una festività civile e religiosa. Deferunt imaginem, espongono l'icona, deferunt, et circumgestant, e la portano intorno in processione. Le radici storiche le abbiamo ritrovate l'anno scorso anche nel manoscritto che esiste nell'archivio della cattedrale, ma che ci è stato concesso direttamente dall'archivio apostolico vaticano, nel manoscritto del 1914 del canonico Vincenzo De Muro, insigne studioso, che descrive nella Domenica in Albis la festività, la processione e l'offerta delle primizie all'Augusta Vergine nell'incipiente stagione primaverile, con l'immagine adorna di grossi baccelli di fave e piselli, alla presenza di paesani e forestieri. Baccelli di fave e piselli, il nostro popolo diceva nella dignità del dialetto che ho raccolto, la Madonna degli Gungoli, onguli, greco-bizantino, la Madonna dei baccelli delle fave. Me lo raccontò il maestro Tommaso Greco.
la festività, la tradizione fu interrotta nella metà del Novecento e è stata poi ripresa sapientemente da Monsignor Felice Bacco, che ha composto un inno, Madre Amorosa, testo di Don Felice Bacco e musica del sapiente maestro Salvatore Sica. Non è solo un inno, un canto, ma è una preghiera, come direbbe Sant'Agostino. Madre amorosa, lei vera primizia dell'umanità.